Buongiorno a tutti, mi chiamo Chiara Mirto, sono laureata in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino, molto più di 15 anni fa. Sono la direzione tecnica della Mondo Acqua. Mondo Acqua è una società gestore del servizio idrico integrato che opera nel Monregalese, nel basso Piemonte, e gestisce 8 comuni. Noi gestiamo sia le reti idriche e fognarie che gli impianti idrici e di depurazione. E quali sono le opportunità lavorative e le sfide per il tuo settore? Il nostro settore è in continua evoluzione, insomma, mi sembra di condividere con voi che l'ambiente in questo momento è al centro di tutte le attenzioni politiche ed internazionali. Ecco che quindi il nuovo oro sarà l'acqua, sarà l'ambiente. E quindi sarà una sfida unica il futuro nel nostro settore, in particolare nel nostro settore, perché sappiamo tutti che l'acqua è sempre più carente ed è sempre più importante trovare tecnologie e nuove opportunità per captarla e per diffonderla alle utenze. E anche poi per depurarla, perché comunque i limiti imposti dalla normativa sono sempre più stringenti. Quindi, diciamo, il progresso tecnologico è molto importante per il vostro settore, quindi essere sempre aggiornati sulla tecnologia e sulle normative. Perché nella tua azienda assumereste, non so se ne avete assunto, ingegneri laureati in ingegneria per l'ambiente e il territorio? Allora, innanzitutto vorrei identificare la figura dell'ingegnere. Essere ingegnere non è solamente conseguire una laurea in una facoltà lunga, difficile e rinomata. Essere ingegnere è ragionare da ingegnere e ragionare tutto matematicamente. Verrà naturale qualsiasi cosa, dalla più banale alla più complessa, ragionarla in maniera ingegneristica. Quantitativa. Assolutamente, quindi è un modo di essere ingegnere, che sia esso ingegneria aerospaziale come la sottoscritta o ingegneria per l'ambiente come siete voi ragazzi. Perché assumere un ingegnere aerospaziale, un ingegnere per l'ambiente alla nostra azienda? Perché sicuramente l'ingegnere dà una garanzia, una responsabilità e dà una sicurezza di un obiettivo, che è quello di raggiungere, di ottenere nuove figure professionalmente competenti, cosa che il Politecnico di Torino è sicuramente in grado di partorire. Grazie. E ne vado fiera, continuo ad andarne fiera di essere laureata al Politecnico di Torino. Benissimo, benissimo. Che cosa ti aspetti da un giovane ingegnere neoassunto? Innanzitutto, secondo me, una caratteristica fondamentale che deve avere un ingegnere neoassunto è l'umiltà. L'umiltà nel non credere che tutto quello che ha imparato in questi 5 anni sia tutto quello che ha imparato e che gli servirà. No, gli servirà poco, vi servirà poco, perché da lì incomincia tutto un altro percorso. Questi 5 anni vi sono serviti per strutturarvi la mente, e quindi dovrete essere umili, perché io ho iniziato nel 2008 facendo le fotocopie e facendo i sopralluoghi sui miei siti, e ora sono la direzione tecnica di una società. Benissimo, quindi cosa consigli ai futuri studenti di ingegneria per l'ambiente e il territorio? Consiglio di mantenere sempre tanto tanto entusiasmo, perché secondo me questa è la chiave di volta per continuare a lavorare bene. Entusiasmo in tutto quello che fate, soprattutto nel lavoro, perché comunque volenti o nolenti sul lavoro ci stiamo più di quanto stiamo a casa, quindi ci dovete mettere tutto l'entusiasmo che avete, perché è una sfida continua, sta a voi provare in ogni cosa una sfida, e buon viaggio ragazzi, divertitevi. Sì, credo sia molto molto importante, grazie.